L'ultimo l'abbiamo fatto nel 2019. 2020 e 2021 per il Covid è saltato, 2022 abbiamo avuto purtroppo una gestione commissariale, oggi ci siamo riappropriati democraticamente con questa amministrazione comunale lo spazio per poter consentire ai nostri produttori del cioccolato, ma non solo a loro, ma anche a tutto il mondo degli amanti del cioccolato, di poter festeggiare questo straordinario prodotto, questo unico prodotto IGP al mondo, e non è una cosa da poco. Qui nella città si trasferirà anche il gota della tecnica di anticontraffazione, perché il poligrafico e zecca dello Stato ha stabilito di presentare a Modica il nuovo contrassegno digitale. Il nuovo passaporto digitale sarà lo strumento che il Ministero adotterà per bloccare la contraffazione, e la scelta di Modica non è casuale, perché Modica è stato il primo prodotto ad avere un contrassegno per ogni singola barretta. Ci prepariamo a festeggiare i 5 anni dalla certificazione IGP, e fra qualche settimana, ti posso anticipare, supereremo i 15 milioni di barrette che sono state confezionate da quando il cioccolato di Modica 2019 è entrato in produzione. È un risultato importante che premia i nostri artigiani e che colloca il cioccolato di Modica già in cima quest'anno alle richieste di autorizzazione al Ministero per l'impiego di questo prodotto fra i prodotti trasformati. Quindi quest'anno il numero maggiore di autorizzazioni che il Ministero ha concesso per fare prodotti con il cioccolato di Modica IGP, fra tutte le IGP, è il più avanzato. Siamo nell'ordine del 100% di aumento rispetto allo scorso anno. La magistrazione è cioccolato, essenzialmente è cioccolato. Quindi, cioccolato con un laboratorio che al solito, dove distribuiremo almeno 1000 kg di cioccolato gratuitamente. Saranno i nostri maestri cioccolatieri a prepararlo, saranno coadiuvati dai giovani dell'Istituto Alberghiero, come tu sai, come ogni anno 180 ragazzi lavoreranno in questi laboratori, ma la novità sta nel coinvolgimento quest'anno dell'Associazione Provinciale dei Cuochi Iblei, i quali gestiranno tutta una serie di show cooking importanti aventi a tema appunto l'ingrediente cioccolato di Modica IGP. Altro elemento da non trascurare, consolidiamo il gemellaggio tra il cioccolato di Modica IGP e due importanti prodotti DOP siciliani, l'arancia di Ribera e il pistacchio di Raffadali. Questi sono ospiti nostri, nel senso con loro ci prepariamo peraltro all'avventura comune a SIGEP a gennaio del 2024. La possibilità di gustare il cioccolato, c'è la possibilità di partecipare alla cerimonia del cacao, una insolita cerimonia che mette al centro la spiritualità e la religiosità del cacao, con una studiosa che viene dai paesi centroamericani. C'è la possibilità di incontrare ad esempio gli universitari della Costa Rica che sono venuti a Modica da 8 mesi per studiare il fenomeno Modica e per poterlo trasferire nelle loro terre. Insomma, c'è molto da fare, veramente c'è tanto da offrire a questo pubblico che verrà a trovarci. Stimiamo e contiamo di superare in questi 4 giorni le 100.000 presenze.